Amici, oggi sono tornato al lago di Verzegnis non per ammirarlo, ma per sfidare un bel tratto di salita che, come vedrete dai dati del contachilometri, quelli evidenziati dal cerchietto rosso, arriva a punti di pendenza del 19-20%. La mia meta è la chiesetta di Dueibis, una borgata di Verzegnis. Dopo aver salutato il cigno in riva al lago, comincia la mia fatica. Amici, pronti a sfidare questa salita? Come vedete sarà abbastanza dura perché la pendenza media è del 12%. Partiamo! Altro che 12! Siamo al 17.4! No, scusate, 17.8! Non ho i rapporti giusti. È dura, dura. 18, 19.9. Pendenze un po' più umane, 11-13%. Adesso la strada si impenna, sarà duro questo tratto. È bella dura sta salita. C'è ancora una curva, da quello che ricordo dovrebbe spianare qua dietro, quindi teniamo duro e speriamo che spiani, e se non spiana continuiamo ad andare su. Ormai è più la strada fatta che non quella che manca, quindi non mi arrendo adesso. Si intravede il tetto della chiesetta, quindi ancora 20-30 metri e siamo arrivati. Poi vi farò vedere la chiesetta che c'è. È piccola ma è molto carina. La strada a questo punto si divide in due parti. Se proseguiamo dritti di qua arriviamo a Pusea. Invece girando a sinistra arriveremo a Dueibis. Facciamo un giretto della chiesetta all'esterno e poi ve la mostro all'interno. Vediamo se riesco a mostrarvi l'interno. Bene, ora si torna giù. Come avete visto prima il GPS mi segnava punti massimi di pendenza del 20%. Un paio di volte mi si è interrotta la connessione col GPS, quindi non so se erano dati sfalsati. Comunque avete visto dal cartello 12%. Prima li abbiamo fatti in salita, adesso li faremo in discesa.
Bene amici, vi ringrazio per aver fatto questa faticata assieme a me. La salita è stata dura, ma anche la discesa non è stata da meno, soprattutto per stringere i freni. Bene, dal lago di Verzegnis io vi saluto. Vi ricordo che ho fatto un vlog proprio qui al lago di Verzegnis più o meno un anno fa, in una giornata piovosa. Quindi se volete scoprire la bellezza di questo lago nonostante la pioggia, vi invito a guardare quel video. Vi lascio tutti i link in descrizione. Bene, lago di Verzegnis è salita al 12%, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.